fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà. Lascio rispondere a Rosa. Io cioccolato in realtà. Per me fragole in generale, tutte le salse. Gli occhi cico non mentono mai, lo vedo nei tuoi occhi cico, sento che mi vuoi, baby fatti anche ammazzare. Praticamente lui mi aveva scritto e per vederci, così ho pensato al Chelsea Hotel, che è appunto il posto delle rock star, dei poeti maledetti, e mi sembrava che fittasse, diciamo. Quindi ho organizzato. Sì, affittato, c'è da dire. Affittato. C'è da dire affittato. Sì, parliamo proprio. Sì, Fragole si rifà al mondo erotico anni 70, un po' Tinto Brass, quindi Monella è la chiave, un po' appunto Io ballo da sola, comunque il cinema italiano erotico di culto. Per quanto mi riguarda, i film che amo però sono, diciamo, Christopher Nolan, tutto quel mondo lì. Anch'io, sì, anch'io, immaginavo. Sì. Interstellar, Inception, tanta roba. Fortunato perché il progetto avevo iniziato col mio precedente singolo, che sarà si è concluso al Palazzo di Vetro dell'ONU, ho parlato davanti ai ragazzi, comunque io sono contento di poter confrontarmi con le nuove generazioni, perché hanno tanto da dare, tanto da darmi, e poi credo che appunto in Italia siamo poco educati al tutto è possibile, quindi è giusto che qualcuno si confronti con i ragazzi su questo tema. Poi in generale credo che Rosa sia d'accordo con me che New York è una città pazzesca. Lei ci ha vissuto quanti anni? Io ci ho vissuto 14 anni, quindi tanto. Sì, è un posto dove tantissime generazioni e culture si incontrano, quindi artisticamente, creativamente è veramente un posto pazzesco. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Siamo soli, ma che sarà? Io in realtà il Giappone. Tokyo, mi sono innamorata di Tokyo, non so tu. Sono assolutamente d'accordo, è il posto più vicino e più lontano da noi allo stesso tempo. Culturalmente sono veramente una popolazione incredibile. Tante sfaccettature positive, tante magari, insomma, difficili da comprendere per noi, però è un posto magico.